Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccoci qua per un nuovo video, questa volta video prodotti finiti barra scaduti. Ebbene sì, ho un po' di prodottini scaduti, quindi ho pensato di metterli insieme a quelli finiti, dato che li devo buttare, e fare un video insieme appunto di tutto quanto. Diciamo che i prodotti che mi sono scaduti sono prodotti o che ho smesso di utilizzare, magari vi spiego anche perché, oppure prodotti che proprio magari si sono seccati o cose simili. Comunque andiamo più nel dettaglio di ogni prodotto così almeno vi spiego. Allora, levo gli occhiali così potete dare un'occhiata anche al trucco. L'ho fatto questa mattina con un ombretto marrone di Kiko, di quelli che ora non mi ricordo come si chiamano, comunque con la scatolina quadrata e l'onda, diciamo, nella cialda, quelli che venivano 9,90 appena sono usciti. Ora forse sono scesi un pochino di prezzo. Comunque marrone sulla palpebra mobile, e poi tutti gli altri ombretti sono presi dalla palette Bella Oggi, quella da 120 colori, e c'è un verde petrolio, un color diciamo salmone tendente al corallo, e poi ci ho aggiunto un pochino di brillantini all'angolo interno, e sulla arcata sopraccigliare ho messo una matita di brochet sfumata con le dita. Vedete che lascia tutti questi brillantini, molto carini. Comunque, il trucco non è importante al momento, ma parliamo dei nostri prodotti finiti. Allora, prodotti finiti, ormai è inutile che io parli. Tre confezioni da quando vi ho fatto l'ultimo video di salviette Yves Rocher. Fantastiche, non posso dire altro, l'ho detto talmente tante volte che sarei noiosa, quindi vi dico solo fantastiche. Poi, mini salviette Kiko, queste qua le avevo prese quando sono andata a prendere le ultime cosine della collezione Dark Heroine. Le tenevo soprattutto lì vicino a dove mi trucco, per pulirmi le dita o per pulire il pennello subito dopo averlo utilizzato, almeno per toglierla più grossa. Penso averle usate una o due volte sugli occhi, niente di pazzesco, sì, buone, però non eccezionali. Poi andiamo avanti, qua c'è una roba che non c'entra niente col trucco, ma già che la devo buttare, ho detto, vabbè, ve la faccio vedere. Sono salviette da cucina, 40 salviette imbevute di detergente. Queste qua io le utilizzo quando magari o mi cade qualcosa o mi sgocciola dell'acqua sugli sportelli o cose del genere. Utilizzo queste, qua dentro ce n'erano 40, le avevo pagate tipo 1 euro, quindi pagate veramente niente, buone, carine, niente di che. Facciamo anche le review sulla roba per la casa. Poi, prodotto che avevo iniziato, poi mi ero dimenticata e ne è rimasto tanto così, ma visto che è un bel po' che è fermo lì, credo si sia, perché ho provato a farlo uscire, ma non esce più, quindi lo butto. È il balsamo della Biba ai limoni, devo dire che mi è piaciuto parecchio. Questo è quello, aspettate che non ci vedo, per capelli colorati. Molto buono, quindi nessuna particolarità, però buono, nel senso, se vi capita di, a parte che non so se ci sono ancora i negozi Biba ai limoni, perché quello che c'era qui a Genova è sparito per cui non so se ne esistono ancora, però se trovate ancora questi prodotti, a volte da limoni li hanno per smaltirli, non sono affatto male. Poi andiamo avanti con un altro balsamo. Questo qua è il balsamo fortificante della Bell Beauty. Io questi li trovo nei supermercati INS, ma credo li abbiano anche i negozi di fallimenti. Questo costa, se non sbaglio, intorno all'euro e qualcosa, non più di 1,50 euro, ed è buonissimo. Io adesso sto utilizzando quello col tappo giallo, che vi farò vedere a breve perché l'ho quasi finito. Questo qua è quello per capelli normali, quello col tappo giallo invece per capelli secchi. A proposito, non fate caso ai capelli, li ho lavati e asciugati, ma devo ancora stirarli. Questi sono i miei capelli al naturale. E comunque è buonissimo, veramente, per la cifra che costa, affarone proprio. Poi andiamo avanti, mi sto invadendo di roba, con uno shampoo al ginseng di Bottega Verde. Molto molto buono, devo dire che mi è piaciuto un sacco. L'unica cosa che non mi fa impazzire è la confezione, perché trovo che siano sempre un po' troppo dure e quindi faccio fatica a far uscire il prodotto. Però buonissimo, veramente, mi è piaciuto. Poi, lacca per capelli. Allora, io non la uso praticamente mai, questa ce l'avevo da anni. Fate conto che era ancora di mia nonna, che è mancata, povera donna, da già
5 anni, 6, 6 anni, quindi fate conto voi quant'è che era lì. E io la utilizzo solo in casi estremi, quando proprio la frangia non tiene, o quando faccio i boccoli. Ma ora i boccoli fate conto che non li faccio dall'inverno scorso, quindi non l'ho utilizzata più. Però appunto ve ne volevo parlare perché è una lacca che trovate in qualunque supermercato, ha un buonissimo profumo e ha un'ottima tenuta, quindi perché no la Splendor, questa qua a me piace da morire. E poi mi piace proprio l'odore, mi ricorda la nonna, quindi è fantastica secondo me. Poi vediamo di spostare i prodotti, se no non so più dove metterli. Ah, questa campioncino, base per il trucco di Sephora, ne ho già utilizzate 3 o 4, credo di averne tenuta solo una comunque da farvi vedere. Mi è piaciuta da morire, è molto soffice, la sentite molto soffice al tatto, molto soffice sul viso, non dà nessun fastidio, ti fa tenere bene il trucco, quindi valida, mi piace. Poi andiamo avanti con i prodottini. Allora, questo è anche un prodotto che non c'entra molto con il trucco, ma come potete vedere la testina per il, come cavolo si chiama, lo spazzolino elettrico. Allora io ho uno spazzolino elettrico della Oral-B e per caso alla Lidl tempo fa avevo trovato delle testine in confezione tipo da 10 a un prezzo ridicolo, mentre invece le testine Oral-B costano un botto. Io tipo una testina l'avevo pagata 16 euro, poi per fortuna ho visto che da Beauty Star ne hanno due più o meno, sì, due al prezzo di 12 euro circa, quindi ora le compro lì, però quando non le trovavo in giro, le prendevo solo da Media World, costavano appunto 16 euro l'una. Queste qua le ho pagate niente, ne avevo prese tipo 10 a 2-3 euro, chissà come mai, ho provato a infilarla nel mio Oral-B e ovviamente non ci sta, quindi ecco perché non si incastra, non si avvita, non tiene, non va bene, quindi le ho buttate via perché non servono a niente. Poi, struccante bifasico Avon, questo era una confezione da 50 ml, non vedo la scritta, vabbè, è tutto trasparente quindi si vede ben poco. Comunque ottimo, mi è piaciuto un sacco, strucca bene, ovvio un po' unto, però poi se ci veri, io comunque dopo il bifasico do sempre qualcos'altro, quindi passo il bifasico, uso uno struccante normale, latte detergente, tonico e via. Questo è buonissimo, quindi mi è piaciuto tanto, se ricapita lo prendo anche proprio in versione piccolina perché secondo me è anche comodo da portarsi dietro, se me lo devo portare in borsa perché magari vado da Cree o cose del genere, questo qua mi piace un sacco. Poi, prodotto Avon invece che devo bocciare, o che comunque non mi è piaciuto, ma non perché non fa il suo, ma perché non so se è il mio che è rotto o... Sì, deve essere il mio che è rotto, perché è una matita per occhi di quelle con l'avvitamento, diciamo, non so come si chiama, comunque il cosino che fa in modo che esca la punta, la mina, bene, non è mai uscita, cioè io ho utilizzato quella che era in superficie e poi da qua non è mai uscito nulla proprio, il nulla. Quindi peccato, perché era un bel blu notte, mi è piaciuta tantissimo quelle 4 volte che l'ho messa e poi arrivederci, grazie, quindi niente. Andiamo avanti con, aiuto, a questo punto direi la base per occhi di Kiko, che non mi piace, l'ho detto e ridetto, infatti mi è scaduta pur essendoci dentro, presumo, ancora mezza boccettina, mezzo coso qua. Però a parte che la validità, se non sbaglio, è 6 mesi e essendo così grossa, secondo me difficilmente si riesce a finire, ma poi proprio non mi piace come si stende, non mi piace perché la sento unta, non mi piace come tiene l'ombretto, mi fa schifo. Via! Poi andiamo avanti con una serie di mascara e questi, ahimè, è colpa mia se sono scaduti. Vabbè, alcuni sono talmente vecchi, poverini, che li ho tenuti lì anche se avevano già fatto il loro. Comunque, un po' di mascara. Cerco di farla breve, nel senso che prendo, allora, i due New York Color. Questo era il mio preferito, ma era il mio preferito 2 anni fa. Ormai ovviamente è completamente secco, ha uno scovolino siliconico molto piccolo coi dentini, ma mi piaceva da matti, allungava bene le ciglia,
Se vi capita di trovarlo in giro negli stand New Year Color, provatelo perché è fantastico. Mentre quello arancione, che è questo qua, è dell'High Definition Volume, mi piaceva meno. Io non sono una da mascara volume, ma preferisco il mascara allungante, quindi già lì dovevo capire. Però appunto il suo lo fa, non è pazzesco come quello giallo. Sono scaduti tutti e due, ormai ce li ho da più di 2 anni appunto, quindi li buttiamo via. Poi, altri due mascara, che uno l'avevo comprato io, l'altro me l'aveva regalato la mia ex migliore amica, quindi anche qua si parla di 2 anni fa. È il... Dove sta? Multi Action della Essence, quello con la banda, diciamo, nera e viola. Buono, questo qua non gli si può dire proprio niente, ha uno scovolino medio, fa delle belle ciglia, non pazzesche come la I Love Extreme, però fa delle belle ciglia, è modulabile, quindi più volete l'effetto drammatico, più aggiungete, passate e vi viene comunque un bel effetto. Ce li ho da una vita, mi si sono un po' seccati, giustamente sono scaduti. Non li ho sfruttati al massimo, lo so, però io ho la brutta abitudine di aprire tutti i mascara che compro, quindi poi utilizza questo, utilizza quello, mi rimangono lì. Cazziatemi, ci avete ragione. Poi, altro New Year Color, questo non mi è mai piaciuto dal primo momento che l'ho comprato, è il City Curl di New Year Color, teoricamente dovrebbe incurvare le ciglia, in pratica non fa un'emerita, fava. Ha lo scovolino così, di quelli un pochino a banana diciamo, e appunto non incurva nulla, dà un effetto semplicemente naturale, non mi è mai piaciuto, io non amo l'effetto naturale sulle ciglia, quindi questo l'ho usato poco proprio perché non mi piaceva ed è scaduto. Poi invece questo qua è di Kiko, non mi ricordo più come si chiama e il nome mi è praticamente mezzo sparito, è che oro su oro non vedo niente, aspettate, eh. Questo si chiama Volumize Mascara di Kiko. L'avevo preso, non ricordo se all'outlet o al Kiko qua, all'Ipercop. Comunque, quello con la parte del il fondo più cicciottello e tondo, diciamo. E questo qua mi è piaciuto abbastanza. Non mi ha fatto impazzire, ma come voto un 7,5 se lo merita. Scovolino medio, bella tenuta, belle ciglia, comunque non fa i grumi, carino. Questo qua l'ho usato abbastanza, poi è stato abbandonato. Poi, questo è il top di Kiko, secondo me, è tutto un top coat, comunque è quello che dà un super effetto se applicato sopra un altro mascara. Anche da solo, secondo me, non è male, però applicato sopra un altro mascara è fantastico. Questo qui ne ho veramente comprati una vagonata e li ho utilizzati anche tanto, quindi questo qua giustamente è finito, è scaduto. Poi, I Love Extreme Rosa. Allora, ne ho già riacquistato un altro, mi è piaciuto abbastanza, l'unico difetto rispetto all'I Love Extreme normale è che secca prima. Quindi, per quanto mi riguarda è meglio quello nero perché, appunto, utilizzando più mascara contemporaneamente, quello nero è più affidabile, mi dura di più. Questo qua secca, quindi bello se utilizzate solo questo, ma se avete l'abitudine come me di usare più di un mascara, non va bene perché ne sprecate troppo. Col fatto che secca prima dell'altro, rischiate di buttar via un po' di prodotto. Poi, andiamo avanti con prodotti scaduti. Questo anche risale un paio di anni fa, è un blush soft touch. Soft blush della Pupa, mi è stato regalato dalla mia ex migliore amica e come potete vedere i prodotti che mi sono scaduti sono me li ha regalati lei perché ho smesso di usarli di proposito. Questo è praticamente pieno, ne ho usato veramente pochissimo, peccato perché era carino, ma il mio solito problema è che non riesco a infilarci le dita, quindi mi vengono veramente scomodi i prodotti col boccettino in vetro così. Peccato perché era un bellissimo rosa, questo è il numero 0536, no, 01 comunque è il suo colore. Ed è appunto una mousse, vediamo se riesco, aspettate, ho l'unghia rotta, utilizzo quella. All'uso sembra ancora valido, ma sinceramente dopo 2 anni mettermelo in faccia non mi fido. Quindi, niente, lo salutiamo, tante care cose e arrivederci e grazie. Poi, questa palettina ha veramente 15.000 anni, penso la prima palette Astra che io abbia mai provato, è un 2x2.
Il numero è il 102. Questa mi era addirittura stata regalata dalla mia ex suocera, quindi la mamma del mio ex marito, alla quale mando un bacione, ciao Anna, e mi è stata regalata da lei, credo, almeno 8 anni fa, più o meno. L'ho utilizzata perché le cialdine erano piene, cioè erano bombate e ora sono tutte col solco, quindi le ho utilizzate anche perché in quel periodo mi truccavo soprattutto di rosa. Quindi l'ho utilizzata parecchio. Gli ombretti erano tutti e quattro molto scriventi, molto valida. Ovviamente per scadenza la butto, non perché non sia un regalo che io abbia apprezzato poco o cosa. Semplicemente dopo 8 anni non me la posso più mettere sugli occhi. Però assolutamente valida. Se trovate, non so se ci sono ancora nella lineastra questi quad da 4. Però validi, validissimi, a me sono sempre piaciuti. Poi, altro regalo della mia ex migliore amica, che non so che fine abbia fatto, e potrei essere cattiva dicendo cose perfide, ma le auguro tutto il bene di questo mondo, nonostante lei sia stata una grandissima stronza. Comunque, questo è il regalo che mi aveva fatto lei uno degli ultimi Natali. Era, aspettate che è rotta, devo stare attenta perché si è staccato il blush. Era la palettina della linea, non mi ricordo più. Comunque la palettina fatta a forma di Kokeshi, se non sbaglio. E l'ho abbastanza usata, nel senso che comunque la parte del rossetto ha un po' di scavo. Questi ombretti li ho usati abbastanza, questi anche, il blu tantissimo. Non ho usato forse la faccina che è la cipria e questi due in alto anche li ho usati poco, però mi era piaciuta tanto. Poi ovviamente le cose tra noi sono andate come sono andate, io ho smesso di utilizzarla di proposito come gli altri prodotti. Però appunto queste bamboline qua con dentro il make-up erano fantastiche, quindi ottime, nel senso quando l'ho ricevuta in regalo io ero felicissima, l'ho usata un sacco, poi ora giustamente sono passati 2 anni almeno, sì, e quindi è scaduta e bye bye anche alla Kokeshi. Poi altra palette regalatami sempre dalla mia ex migliore amica, questa non l'ho mai utilizzata perché me l'ha regalata proprio poco prima che andasse tutto a vacche, è una palette della Nouba. Io queste le avevo viste anni fa da Sephora e all'OVS, ora non so se le vendono ancora. Aspettate che mi si è smontato tutto l'ambaradà. Mi sono usciti fuori i pennellini che sono ancora fasciati, quindi fate conto voi. Comunque era una palette da 16 ombretti più 2 blush e lo specchietto. E che caspita, mi casca tutto. Lo specchietto e se riesco, ecco, ci ho infilato l'unghia. Come mi fa incazzare sta palette? Ok, e 4 gloss o mini rossetti. Appunto, c'erano i suoi pennellini, tutto l'ambaradan, ma mai utilizzata, mai la userò e fa un volo dritto nella rumenta, anche perché è scaduta pure lei. Quindi, grazie del regalo, ma la buttiamo via. E a questo punto i miei prodotti scaduti e finiti sono finiti. Quindi vi mando un bacione enorme, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia come al solito, vi mando un bacio e un abbraccio gigante, nell'info box come al solito trovate tutti i link per la fanpage, Twitter, Facebook, Google Più, non c'è il link ma mi trovate anche su Instagram, ovviamente come Momo Todd, quindi vi aspetto e alla prossima, ciao!